James. Quanti incendi hai spento nella tua carriera? Molti, James. Scommetto che non ne ha spenti tanti quanti lo zio Sam. Vado a chiederglielo. È così. Brava! Chi mi aiuta a illustrare le norme di sicurezza per il barbecue? Io! Io! No, non c'è segnale qui. Devo cercare di salire più in alto. Attenzione, Arnold! C'è molto vento! Lo vedo, Elvis! Oh no! Magari sarebbe meglio se prima legaste la manica a vento in fondo al palo e la tiraste su come una bandiera. Oh, Sam, è molto astuto! Non hai detto che ti serviva la scala, Arnold? Sì, in effetti mi serve. Sì, James? Sì, no, Ellie ha spento moltissimi incendi. No, probabilmente non tanti quanto me, ma comunque tanti. Pronto? Non ti sento più, James. Zio Sam! Oh, no! Il segnale è sparito di nuovo. Forse dovrei salire ancora più in alto. Allora, per prima cosa dobbiamo mettere le bombole del gas nel barbecue. E dobbiamo farlo con molta attenzione, soprattutto se siamo vicino a un falò. Lo faccio io! No, lo faccio io! Attente, bambine. Un momento. Dov'è James? È andato da quella parte a cercare il segnale telefonico. Ok. Voi restate qui e non toccate niente. Non ci vorrà molto. Sistemerò la bombola del gas per Ellie. No, lo faccio io. No, lo faccio io. Ma Ellie ha detto di non toccare niente. E da quando in qua obbedisce ai grandi? Ti ho detto di darla a me. Resta calmo, andrà tutto bene. Continua a reggerti forte con le mani e sposta il piede destro in basso. Ecco fatto, James. Cerca di scendere ancora un altro po' e potrò raggiungerti. Ben fatto, James. Posso prenderti da lì. Ora lascia andare il tronco. Ti ho preso. Stavo cercando di chiamare Sam il pompiere, ma non ho più bisogno ora che ci sei tu. Forse sarebbe meglio chiamare il pompiere Sam. Mandy e il suo cavallo sono bloccati in fondo a una scarpata dopo il crocevia sulle colline di Pontypandy. Mandy e il suo cavallo sono bloccati in fondo a una scarpata dopo il crocevia sulle colline. Mandy, sei ferita? Sam è pronto! La barella è pronta! Allora andiamo! Oh, come sta il cavallo? Era molto spaventato, ma l'ho accarezzato e gli ho detto di non preoccuparsi. Oh, ben fatto, Mandy. Oh, il cavallo è tranquillo. Ora, diamogli una controllata. Ok, Mandy. Per portarti in cima e stare tranquilli, dovrai sdraiarti sulla barella. Sdraiati per bene. Ah, il cavallo è a posto. Siamo pronti per l'Argano di Phoenix. No! Il rumore sta spaventando il cavallo. Ferma, Phoenix. Ecco, calmo. Sam, io terrò il cavallo tranquillo mentre tu lo assicuri con le cinghie. Ma fallo lentamente, ok? Bravo così. Resta calmo e tranquillo.
Bene, è in salvo. Grazie, Lizzie. Un'altra razione di fagioli? Compari? Ne ho mangiati troppi. Ma guardate chi è tornato. Ci sono proprio tutti, eh? E abbiamo anche degli ospiti. Venite qui, avvicinatevi. Lo sai, non ho mai preso lezioni di equitazione. Mi dispiace di aver detto di sì. Mandy, non è una buona idea cercare di cavalcare un cavallo se non si sa come fare. Magari dovrei prendere qualche lezione. Credo che dopo tutto i cavalli mi piacciono. Allora, gli incarichi di oggi sono... Scusi, signore. Come stavo dicendo... Oh, santo cielo! Cos'è questo terribile fetore? Non guardi me. E neanche me. È davvero insopportabile. No, Sam, sei tu. Puzzi ancora come quel povero gatto nel tombino. Forse questo uniforme ha bisogno di più di una lavata. Bene, signora Grandi Senape. C'era una sola persona con il diamante quella sera. Chi? Cosa? Che cosa ha detto? Sta zitto e ascolta, Norman. Ci sto provando. Ma non penso sia stata quella persona. Io credo che sia stata Lady Bird. Ah, ci rinuncio. Non solo è il gatto più puzzolente del mondo, è anche quello più rumoroso. C'è un particolare che mi confusisce. Lei è l'unica ad aver assistito alla scena. La 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 la. Upsi. Perché secondo me il colpevole non ha agito da solo. Ecco fatto. Pulita e profumata come un... Oh, magari no. Sta tranquillo, Sam. Ho un metodo infallibile per lavare i vestiti puzzolenti. Anche se credo che avrò bisogno della maschera antigas per questa volta. Cos'è stato? Perché il gatto è fuori dal trasportino? Norman, l'hai fatto uscire? Così puzzerà tutta la casa. Oh, shh. Stiamo per scoprire chi ha rubato il diamante Pinzi Bonzombi. Va bene. Che è il vero colpevole, eh? No! Stava finalmente per rivelare chi era il ladro. Nessuno guarderà la fine di questo film finché quel gatto non sarà nel suo trasportino. Va bene, lo acchiappo io. Qualunque cosa pur di scoprire chi è il ladro. Sta attento, Norman. Levami quella coda puzzolente dalla faccia! Oh, quel gattaccio mi sta facendo davvero saltare i nervi! Norman, è tutto a posto? Sto bene, ma ora dov'è finito il gatto? Aspetta, Norman! Non spaventarlo! Non riuscirò mai a prenderlo! Credo che abbiamo problemi più gravi! Ah, chiamo mio padre! È chiusa! Siamo in trappola! Svelte! Vi prego, fate qualcosa! Meglio chiamare Sammy il pompiere! Guarda, c'è qualcosa! Hai appena fatto una fotografia a una lattina! Scommetto che non hai fatto di meglio, Norman Price! Magari non ancora, ma almeno quando lo farò avrò tra le mani un bel video e non soltanto una fotografia sfocata! Sta tranquilla, Sara! Norman non riuscirà mai a filmare il mostro di Ponti Pandines! Guardate! Norman sta per filmare il mostro di Ponti Pandines! Oh, non vedo l'ora di avvistarlo! Sta venendo da questa parte! Diventerò il cacciatore di mostri più famoso del mondo! Cosa? Buongiorno, Norman! Ma tu non sei il mostro di Ponti Pandines! Ben fatto, Norman! Il cacciatore di mostri più famoso del mondo! Hai avvistato il mostro di Ponti Pandines lì sotto, Joe? No, non ancora, Sara. Ma ci proverò di nuovo dopo aver pranzato. Andiamo, Sara. Proviamo dall'altra parte del lago. So io dove poter girare il miglior filmato del mostro. E non è di certo dall'altra parte di questo lago. Gli avvistamenti del... Quella pala
pala battifuoco è stata in televisione più di Penny. La telecamera amava la mia pala battifuoco. Non tanto quanto avrebbe amato Penny. No, davvero, Ellie. Ciò che importa è che abbiamo spento il fuoco. Importa è come. Dovevi esserci tu sul notiziario, non la pala battifuoco di Elvis. Penny, forse sarebbe meglio se andassimo a lavare Jupiter. Penso che sia davvero un'ottima idea. Sinistra! 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 Non giù, a sinistra, ho detto! Sì, Mandy, che succede? Norman, non puoi rubare il sottomarino di Joe, non è affatto giusto! Ah, chiudi la bocca, Mandy! Sei solo gelosa perché così io riuscirò a vedere il mostro e invece tu no! Aspetta, cos'era quello? Credo che il mostro mi sia appena passato accanto! Norman Price, riporta subito il sottomarino in superficie! Senti, non posso stare al telefono ora, Mandy! Sono impegnato in un'importante battuta di caccia al mostro! E poi manovrare questo sottomarino è più difficile di quanto pensassi! Oh, va a sinistra, avanti! No, fermo! Oh, indietro tutta! Mandy, potresti chiamare Sammy il pompiere? C'è stato un piccolissimo inconveniente. Hai rotto il sottomarino, non è vero, Norman? Solo un pochino, sì. Si sta anche riempiendo d'acqua. Wally Wizzo affronta il mago malvagio in un'epica e violenta battaglia a colpi di bacchetta magica. Non potrai scagliarmi un incantesimo contro Lord Faccia da Serpe. Ah, sì? Mal di testa da gelato! Gambe a spaghettum! Oh. Oh, stop! Che c'è di tanto buffo ora? Mi dispiace, Norman. È solo che non sembra affatto magico. Va bene. Volete la magia? Ve la faccio vedere io, la magia. Stelline per effetti speciali! Prendi questo, Lord Faccia da Serpe! Ma cosa? Credo sia meglio chiamare lo zio Sam. Ehi, ragazzi! Siete pronti per il trenino conga? No, per niente! Non ho proprio idea di come disattivarlo. E ci vorranno ore prima che Tom torni qui con il CD giusto. Stammi a sentire, accozzaglia di circuiti impazziti! Spegniti subito e questo è un ordine! Mi dispiace, Norris. Temo proprio di non poterlo fare. Adesso ti faccio vedere io. No, no, signore, non credo che modalità sia... Modalità festa in piscina attivata! Oh, per tutte le manichette intrecciate! Oh, tropicale! Oh, oh! Una battaglia tra maghi ha provocato un incendio tra le montagne e si sta propagando in fretta! Credo che oggi sarà una giornata faticosa. Ecco, ora è spento. Stelline ed erba secca? Non è un bel mix, Norman. Scusa tanto, pompiere Sam. Stavo solo cercando di aggiungere un pizzico di magia. Lo sai che cosa sarebbe davvero magico? Se riuscissi a stare fuori dai pasticci per il resto della giornata. La scena finale sarà priva di pericoli, lo prometto. Bene, lo spero tanto. E ora? La scena madre del volo sul manico di scopa. Ciascuno! No, Norman, quel cavo è davvero troppo in alto. Fa tutto parte dei miei super effetti speciali extra magici. Voglio che questo film diventi virale, hai presente? Voglio così tanti click da rompere la rete internet. L'unica cosa che ti romperai sarà una gamba. Andrà tutto bene. In fondo, sono un asso della regia. Oh, non riesco a guardare. Ah, sta volando! Avete calibrato il radiosegnalatore? Volete dei sandwich per caso? Ci ho messo il salame piccante. Professor Piccante, volevo dire Pickles. Non riesco più a trovare il mio foglio con le coordinate. Ho il mio qui. Devo ricordarle forse che siamo in una società segreta? Non possiamo permetterci di perdere le cose. Il mio l'ho messo in un raccoglitore. Sto puntando sul sistema di Andromeda. Alzate gli occhi al cielo.
Se queste sono le coordinate giuste, professore, non riusciremo a vedere altro che una nuvola. Sì, ma il cielo sembra sereno in mare aperto. È vero. Se ci allontanassimo di qualche chilometro dalla costa, potremmo puntare il telescopio sul bersaglio. Ma come possiamo farlo? Quelle potrebbero fare al caso nostro. Perfetto! Radunate l'attrezzatura! Niente potrà fermarci stanotte! Tira lassù, Penny! Grazie, pompiere Sam. Ti chiediamo scusa per quello che è successo. Voi due dovreste sapere che è pericoloso stare in prossimità di una scogliera di notte. Però avevamo portato le torce. Le torce non ti salvano dai pericoli, Norman. Perché siete in giro a quest'ora? Credo sia meglio dirgli chi siamo in realtà. Fallo tu, Norman. Noi siamo gli Y-File, altrimenti noti come l'agente Price e l'agente Sparks, investigatori dei misteri misteriosi di Ponti Pandi. Pensiamo che un misterioso gruppo di persone stia tentando di contattare gli alieni e coordinare un'invasione degli uomini della Luna. Sì, certo. Stavamo cercando di pedinarli quando Norman si è avvicinato troppo alla scogliera. Ma perché è sempre colpa mia? Magari perché lo è. Sam, io lo so che non ci credi, ma guarda, abbiamo trovato questo. È un po' strano. No, Penny, torna pure in caserma. Mi assicuro che i ragazzi tornino sani e salvi. E magari li aiuto con l'indagine. Sì! Noi prendiamo i remi. Va bene, Bronnie? Va bene, papà. Ci siete tutti? È un po' strettino qui. Verso le nuvole oltre! Ah! La corrente è molto forte stasera. È vero, Bronnie. È vero. Andiamo, James! Il principe aspetta! Non guardare in basso! Oh no, io sì, non... lo sappiamo, James. Odi le corde che attraversano le scarpate. Ma ci sei quasi. Preso! Ora manco soltanto io. Guardate e imparate. Vi faccio vedere come si fa. Vai così, Tom! Quella pecora. Quale pecora? Sta mangiando la fune, a quanto pare. No. Vattene via, pecora! Noi non ti vogliamo qui! Va a mangiare qualcos'altro! Andiamo, Tom! Sei un uomo selvaggio! Mi sono fatto male alla spalla! Non posso arrampicarmi! Credo che sia meglio chiamare Sam il pompiere. Non riesco a vedere un bel niente. Nemmeno io. Io ci vedo, grazie al mio Viewmaster 2000. E che stanno facendo? Sembra che non siano riusciti a trovare un giocattolo per il principino. Ma Dilys è riuscita a vendere loro un barattolo di sottaceti dal banco delle offerte. Oh, Dilys ne sarà felice. Sono giorni e giorni che provo a finirli prima che scadano. Oh, stanno uscendo! Tom Thomas è bloccato su uno sperone roccioso e si è ferito a una spalla. Tom Thomas è bloccato su uno sperone roccioso e si è ferito a una spalla. Ricevuto, signore. Ma signore, se Tom è bloccato su uno sperone, chi farà decollare l'elicottero di salvataggio? Posso farlo decollare io? Oh! Ti porto il più vicino che posso! Siamo quasi! Guardate!
Sam. Un momento. Ricordi la prima regola delle missioni di ricerca: più in alto sali, più lontano puoi vedere. Portaci su, Tom! Li vedo! Sono vicini al faro! James è nei guai! Ecco, cerca di aggrapparti, James! No, non riesco ad arrivarci! È Wallaby 2! Prendi l'argano, Sam! Non c'è tempo! Zio Sam! Ti ho preso, James! Prendo io il comando, Sara! Voi tre, reggetevi! Portaci su, Tom! Tutto bene, Penny? Tutto sotto controllo, Sam! Riparti i ragazzi al molo! Qualcuno potrebbe teletrasportarmi, per favore? Norman, tu resti esattamente dove sei. Primo, hai preso un mezzo che non ti appartiene. E secondo, non hai detto a nessuno dove andavate. Mi dispiace tantissimo, pompiere Sam. E Sara, solo perché sai usare il timone di una barca non significa che tu sia un marinaio. Scusami, pompiere Sam. Anch'io ho una parte di colpa. Avrei dovuto ormeggiare Neptune nel centro di soccorso e salvataggio prima di pranzare. Sì, avresti dovuto. I bastoncini di pesce di Bronwyn sono squisiti, ma dovevi resistere. Però abbiamo acciuffato tutti gli insetti alieni. Io no, invece. E spero proprio che ciò significhi che questa mania sia finita una volta per tutte. La sicurezza è più importante di qualsiasi gioco. Dovete prestare attenzione a ciò che vi circonda. Hanno appena rilasciato un nuovo gioco. Caccia all'insetto alieno 2. La leggenda del mago scarafaggio! Oh, no! Un altro viaggio della navicella spaziale Norman Price! Ci spingeremo coraggiosamente dove nessun bambino... O bambina... si è mai spinta prima! Non mi fai nessuna paura, tuono. Proprio come quello sciocco film sugli zombie. Oh, James! Per una volta sono felice di vederti. Oh, ciao, Norman! Oh, no! Sei diventato uno zombie! Uno zombie di Ponti Pandi! Un Pondi! Stai alla larga da me, Pondi! Ma... Norman! Preso a Norman. Non ha mai visto una persona con il raffreddore. I bandi stanno arrivando! I bandi stanno arrivando! Oh, è la serata più fredda dell'inverno. Non vedo l'ora che arrivi l'estate. Quando il sole picchia forte, facciamo festa sul mio yacht. Sveglia! Forza! Voglio un'estate a go-go! Per tutte le manichette antincendio, che sta succedendo qui? Mi scusi, signore, la squadra stava cantando una canzone. E perché non mi avete avvertito? È la mia canzone preferita! Voglio un'estate a go-go! Orecchiabile, non trovi? Aiuto! Vi prego, salvatemi dai bondi! Norman? È meglio se vai via di qui, Anna è stata infettata. Anna, no! No! Oh, papà! Ancora non posso ricevere visite! Sono rimasta chiusa tutto il giorno in casa! Non è una buona idea, tesoro mio. Potresti attaccare il virus a Norman. Norman! Ah! Bondi! Torna indietro! Oh, no! Gli zombie si stanno avvicinando! Trapano elettrico. Mandy! Oh! Fammi entrare! Fammi entrare! Che cosa vuoi, Norman? Sto cercando di guardare un film sugli zombie. Sta succedendo qualcosa di spaventoso. James e Anna si sono trasformati in zombie di Ponti Pandi. Sono dei Pondi! Andiamo, Norman! Tutti sanno che gli zombie non esistono. Non è vero? Aspetta, Norman! Entra dentro! Barrichiamo le porte e le finestre! Svelto! Andiamo di
in salvo! Mandy? Sei una Bondi! No!